Negli ultimi anni noi ci siamo resi conto che la transizione era una transizione a due ingranaggi. Uno era la transizione ambientale legata al cambiamento climatico e l'altra la transizione sociale. E ci siamo resi conto che le due rotelle dell'ingranaggio giravano alla stessa velocità. Se una non gira, non gira neanche l'altra. E forse sulla transizione sociale siamo rimasti un po' indietro. Invece abbiamo capito che noi dobbiamo assicurare una transizione giusta per tutti, in modo che la transizione ambientale legata al cambiamento climatico possa essere abbracciata dalla società. Perché questo avvenga è molto importante che si definisca un nuovo modello di economia sociale di mercato, che è il modo di coinvolgere i cittadini, la comunità, la società e anche di legarla agli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico. L'economia sociale di mercato è fatta da tutti quei soggetti che possono appartenere al terzo settore, ma anche no, che in qualche modo mettono insieme la ricerca di una sostenibilità economica, ma non la massimizzazione delle dimensioni di profittabilità, e anche degli obiettivi sociali intenzionali. Quindi la risoluzione del problema sociale o ambientale viene prima e poi viene la sostenibilità economica. Quindi funzionano con dei meccanismi di mercato, funzionano con delle logiche di profitto, ma le logiche di profitto sono mitigate dal fatto che prima viene sempre la volontà, la prevalenza di risolvere problemi sociali. Io penso questo, che l'economia sociale di mercato sarà se riusciremo a muovere, a scaldare il cuore delle nuove generazioni. La cooperazione in generale, tutti i modelli del terzo settore hanno un disperato bisogno di competenze, ma anche di ricambio generazionale, e io penso che qui al campus a Mind, il Social Innovation Campus, l'idea fondamentale sia l'idea giusta, cioè quella di dare un ruolo alla tecnologia nella transizione e anche appunto nel cambiare identità un pochino ai soggetti del terzo settore, perché portando competenze e tecnologia nel terzo settore lo rendiamo anche più attraente per le nuove generazioni.